Allora, ne è fondamentale l'esistenza perché ovviamente ci sono differenze di genere che noi vogliamo superare e sono ovviamente da dover superare per quanto riguarda i diritti e i doveri di tutti i cittadini. Però è anche vero che la differenza di genere porta delle differenze soprattutto relative a quelle che sono la parte fisica, non la parte di intelligenza e mentale. E soprattutto anche la differenza fisica porta anche dei differenti compiti da dover assolvere nella vita, tra quali la maternità e anche talvolta una minore forza fisica, magari minore adattabilità del corpo femminile rispetto a quello maschile, rispetto a certi lavori. Quindi è necessario Confagricoltura Donna proprio per mettere l'accento sul superamento di quelli che sono i propri diritti, che tante volte vengono meno per la donna proprio perché non ha possibilità per la sua fisicità di poter compiere tutto, nel senso che, se la donna è in maternità, ovviamente intraprendere ad esempio una carriera, di successo, può essere un impedimento proprio per questo. Distogliersi dal mondo del lavoro obbligatorio per un certo periodo della propria vita. È importante appunto che ci sia Confagricoltura Donna proprio per preservare i diritti in una differenza di genere. Ovviamente io parlo, l'associazione si prefigge soprattutto di dare un maggiore accesso dell'imprenditoria femminile a tutti quelli che sono gli aiuti comunitari, ma anche alle alte sfere della gestione di tutti i comparti del sindacato agricolo. Confagricoltura Donna, insieme anche alle altre e associazioni agricole che hanno anche loro una fattispecie, di confagricoltura, di danno delle delegazioni che portano avanti le istanze del femminile, hanno fatto presente alla politica, a tutta la politica, che c'era questa necessità e devo dire che è stata notevolmente incentivata. Si potrebbe fare di più? Sì, però non dobbiamo nemmeno scadere nel contrario, cioè che gli uomini vengono meno delle donne. Noi puntiamo ad una parità, a parità di considerazione pure nella diversità di genere. La debolezza sta un po' nella maternità, no? Oppure in queste donne che devono provvedere dentro e fuori casa e devono in più fare anche le imprenditrici. E questo è un grandissimo ostacolo che non so quanto la legge potrà essere virtuosa ed arrivare a trovare una soluzione. Di certo è importante che però si dia le medesime opportunità alle donne di poter fare imprenditoria agricola. Veramente vedo tante giovani che hanno studiato agraria che sono molto favorite. Ad esempio, invece nel mio comparto di enologia, ma io parlo per le lavoratrici, per le studenti di enologia, assistiamo a un po' di difficoltà per fargli trovare lavoro. Questo sì. E credo che una delle frontiere che dovremmo affrontare non solo come Confagricoltura Donna, ma il resto, è che bisogna imparare ad essere delle persone lavoratrici, che è una cosa diversa, insomma. Ovviamente il mondo del lavoro è a misura degli uomini, eh. Bisognerà un pochino trovare la quadra o trovare delle soluzioni, insomma, comunque presentare delle soluzioni, favorire un part-time. Piuttosto che ecco, io favorirei anche una certa educazione, questo per tutti, sia per gli uomini che per le donne, perché quando si lavora bisogna acquisire, pur nel rispetto sempre del proprio genere, una mentalità professionale.